Una partita pazza, intensissima, con tante emozioni e dall'esito incerto fino alla fine. Al Bonolis si riapre la lotta per il vertice con il Notaresco che impone il pari alla capolista cesena ed il Matelico, vittorioso, che torna a meno 3 dalla battistrada. Cudini promuove titolare Cancelli sulla linea offensiva. Sul fronte opposto Angelini deve rinunciare allo squalificato Ricciardo e all'infortunato Tortori. Tra gli 11, dopo un po' di tempo, si rivede Cappellini. La fase di studio dura pochissimo, lo spazio di 90 secondi. Si invertono i ruoli e Minella in versione assist man, ma il colpo di testa di Capitan Salvatori sorvola la traversa di poco. L'inizio di gara è scoppiettante e si susseguono le azioni pericolose. All'ottavo, clamorosa la palla gol sciupata da Munari, che forse in fuorigioco, comunque non segnalato, calcia alto davanti a Monti dopo l'ottimo servizio di Tonelli. Un minuto dopo e siamo già dall'altra parte con Candellori che si trova in posizione favorevole, ma alla fine opta per una sorta di tiro cross che non trova né lo specchio della porta né Moretti. I ritmi sono altissimi e dal tredicesimo è di nuovo la compagine romagnola a sfiorare il vantaggio, ma Monti respinge con un balzo felino la botta ravvicinata di Alessandro. Con il passare dei minuti la manovra delle due formazioni scende un po' di tono, inevitabilmente, ma la sfida resta comunque piacevole ed equilibrata. Si arriva così al minuto 39, punizione che spiove dalla sinistra, a centro area lo stacco di Benassi è imperioso e non lascia scampo a Monti. Cesena in vantaggio, ancora in gol il difensore bianconero, autore del 3-2 finale della gara di andata. Si va all'intervallo e la ripresa inizia con 20 minuti di ritardo per rispettare la contemporaneità con la gara del Matelica, dove nel corso del riposo si è sentito poco bene un assistente arbitrale. Nella ripresa l'approccio migliore è del Cesena, che già al secondo sfiora il raddoppio, ma un super intervento di Monti nega la gioia della rete a Biondini. Cambia tutto oltre il decimo, al dodicesimo Minella, servito in profondità, prova ad incrociare, Agliardi conferma la sua classe ed alza in angolo con un balzo prodigioso. Sugli sviluppi del corner, trattenuta evidente di Noce, ai danni di Dalmazzi, l'arbitro, Vigilio di Trapani, non ha dubbi e decreta il rigore. Dagli 11 metri trasforma Minella per il sigillo numero 17 in stagione. Per motivi diversi le due squadre provano a vincerla e dal 19esimo il Cesena sfiora il nuovo vantaggio in due occasioni, prima con Munari, attento Monti, e successivamente con Tonelli, colpo di testa alto da pochi passi. È una partita che propone emozioni minuto dopo minuto. Sul fronte opposto, due giri di lancette più tardi, si rinnova il duello tra Minella e Dagliardi, con l'estremo difensore bianconero che vola alla sua destra per deviare un colpo di testa del puntero sargentino destinato all'angolino basso. Si susseguono i cambi, ma l'incertezza resta fino alla fine ed i minuti conclusivi sono vietati ai deboli di cuore. 89esimo, Biondini è caparbio e serve Fortunato, entrato da pochi minuti, che pesca l'angolo dove Monti non può arrivare. Nuovo boato di gioia al Bonolis, il Cesena vede la vittoria ad un passo. Ma non è finita, 92esimo, azione insistita del Notaresco in area, contrasto tra Minella e Ciofi. La palla arriva a Candellori che da pochi passi batte Agliardi. Stati d'animo contrapposti nel giro di pochissimi istanti, ora sono i rossoblù a fare festa, scoramento tra i tifosi ospiti. I bianconeri si riversano in avanti, ma il punteggio non cambierà più ed il fischio finale dell'ottimo Virgilio di Trapani sancisce un pari giusto e spettacolare.